futuro? Noi siamo una fiamma capisce. Quale futuro per il basket italiano? Oggi con quello che la partenza di quello che vuole fare Eni, ma soprattutto anche il governo, il disimpegno della chimica e della trasformazione in Italia, abbiamo una preoccupazione, che è quella che noi abbiamo sottoscritto il 6 di novembre del 2014 un accordo dove prevedeva un investimento di circa 2,2 miliardi, dove convertivamo la raffineria, la tradizionale, la green raffineria con biodiesel, quindi tutti i biocarburanti, con la salvaguardia dei costi di circa 2 miliardi. Questo per dare garanzia sia all'indotto che al diretto, ma soprattutto a una... Questo è accaduto? Questo noi non stiamo attuando, però questo disimpegno ci dà molta perplessità. Noi quello che vediamo forte è che il territorio di Gela, se non c'è l'investimento di Eni, diventa preoccupante, perché l'unica fonte di reddito grossa che abbiamo nel territorio è quell'accordo che abbiamo fatto, che dovremmo farlo rispettare, che altrimenti Gela rischia di scomparire. Grazie. Grazie.